Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale, eccoci qui di nuovo con Resident Evil. Allora, proseguiamo da dove ci siamo lasciati, quindi torniamo un po' indietro perché dobbiamo tornare nell'altra zona dove potevamo utilizzare questa chiave. Tra l'altro questa chiave possiamo utilizzarla anche nella prima parte, diciamo, della stazione di polizia, quindi ora vediamo un pochino. Allora, lì c'è la stanza dove possiamo utilizzare questa chiave e va bene, dai, vediamo un po' se lì ci sblocca qualcosa e nel caso se andiamo nella stazione principale dove tra l'altro dobbiamo recuperare ancora qualcosina, vediamo. Ci sono anche due stanze, quindi volendo possiamo approfittare per tornare indietro e dove siamo? Ok, sì. E accaparrarci magari il fucile che abbiamo lasciato. Ora vediamo, magari al momento ci rifacciamo la strada indietro per poter. Tanto qua ci dobbiamo andare per forza. Ogni tanto, come ben sapete, spariamo un salvataggio abusivo perché sto facendo un po' di prove con l'emulatore per vedere se riesco a. Aia, cazzo! Aia. Ok. Siamo bene? Sì, a grandi linee sì. Perfetto. Andiamo con la chiave del distretto e poi ricontrolliamo perché comunque noi non li avevamo tutti là, Real Fear, Ricciuete, Ricciuete. Eccola qua. Scusate. Io per andare sul sicuro. Qua controlliamo tutte. Qualcosa? No, perfetto, scheda rossa che ci serve, eccola. Scusi, aspetta. Panico. Non vedo niente, va bene. Questo dovrebbe essere ancora vivo perché non era uscita la pozza di sangue, quindi vedo una sega. Ok, stiamo prendendo qualcuno. Questi pozzi di sangue ce l'hanno. Perfetto. Do una ricaricata perché ricaricata e controlliamo perché ho detto non aiuta sta cosa del non vedere niente e salvata perché salvata ci sta. Ora usciamo qui e volendo possiamo già andare nella sala con la scheda, che dovrebbe essere questa in fondo al corridoio a destra. Facciamo così. Si può? Vediamo se troviamo qualcosina. Allora, ci sono. Aspettate che controllo. No, vabbè. Questi possiamo prendere tutto perché comunque già ce ne avevamo nel nostro inventario, quindi va bene. Perfetto. Clicco ovunque. Ah, attenzione. Con una borsa posso trasportare più oggetti. Cosa scegli? Mitra o borsa? Ma perché non posso prendere tutti e due? Qua è tosta la scelta. Andiamo con la borsa. Perché effettivamente poi se prendiamo il pompazza. Però scusate, la borsa posso portare più cose e mettici pure il mitra, no?
Forse dovrei lasciarla a Claire. Vabbè, lasciamola a Claire. Vuoi prendere Mitra? La lasciamo a Claire o ce la ciulliamo noi? Ma prendiamocela noi, che ce frega. Cos'altro? E in realtà forse poi vedremo anche la... cosa di Claire, prodotto dalla DOT380. La campagna con Claire. Che dite? Vabbè, intanto facciamoci questa e vediamo. Salvata. E io sinceramente quasi approfitterei per tornare indietro, perché vedete che comunque già vicino a queste scale c'è una porta che dobbiamo ancora aprire. È qui, giusto? Aspetta. Sì. Quindi magari potrebbe essere un'idea. A Claire nel caso... vediamo se vuole utilizzare il pompazzo. Allora, qui già c'è questa porta che noi non abbiamo aperto. Quindi approfittiamo, visto che adesso abbiamo questa chiave. Allora iniziamo a dare un'occhiata un po'. Giornali di oltre una settimana fa. Vabbè. Qui niente, sicuro. Prendiamo questi armadietti, sì, prendiamo anche le cartucce per il fucile. Attenzione al tipo che... un'amicizia. Ma questo si risveglia, sono sicuro. No, eh? Adesso forse ne abbiamo troppe. Vabbè. Diario del guardiano. 11 agosto, finalmente dopo molto tempo sono riuscito a rivedere il cielo blu, ma non mi ha tirato molto su di morale. Sono stato ripreso dal capo per aver trascurato le mie mansioni quando mi trovavo sulla torre dell'orologio. C'è solo una cosa che non riesco ancora a capire. Il capo sembrava preoccuparsi di più per il fatto che mi trovassi sul campanile che per le mansioni che ho trascurato. Chissà poi perché l'accesso alla torre è stato proibito. 5 settembre, di recente ho parlato con il vecchio che lavora sul retro della autodemolizione. Si chiama Thomas, è un uomo tranquillo e sembra ami giocare a scacchi. Ha perfino creato una chiave e una serratura speciali con sopra incisi pezzi degli scacchi per una delle porte della discarica. Abbiamo deciso di giocare a scacchi domani sera. Non faccio altro che pensare a quanto sia bravo. Una cosa che mi dà fastidio di lui è che si gratta di continuo. Ha qualche malattia della pelle o è solo un gran cafone? Non saprei. Thomas è molto più bravo di quanto pensassi. Credevo di essere un discreto giocatore, ma è riuscito a umiliarmi senza problemi. L'unica cosa allo stesso livello della sua bravura sembra il suo appetito. Durante tutta la partita non ha fatto altro che parlare di mangiare. Sembrava in buona salute, ma non aveva un buon aspetto. Chissà se sta davvero bene. 12 settembre, dovevo giocare un'altra partita a scacchi con Thomas, ma abbiamo dovuto rimandarla perché non si sentiva molto bene. È passato a trovarmi, ma gli ho detto di andarsene a riposare perché sembrava un morto vivente. Ho insistito dicendo che stava bene, ma ha insistito presumibilmente. Sì, ha insistito dicendo che stava bene, ma si vedeva che non era vero. Pensandoci bene, ultimamente neanche io mi sono sentito molto in forze. Allora, qui è fatta, quindi direi che possiamo andare l'altra porta verde. Poi dall'altro lato c'erano quelle altre cose. Controlliamo questo che... pistola magnum di grosso calibro, usa le potenti cartucce DOT50A e della IMI Inc. Che noi non abbiamo, perché noi qui abbiamo le cartucce fucile. Remington, ok. E qui vabbè le 9 mm presumo. 9-19, ok. Va bene, quindi comunque tutte queste munizioni io non ce l'ho, quindi... in realtà qui sopra proprio niente. Si vede benissimo in realtà, però... va bene, allora usciamo e approfittiamo per tornare indietro. Cioè, comunque dobbiamo andare a aprire ancora un'altra porta con questa chiave, così magari, a parte salvare, ci togliamo il pensiero. Attenzione qua, magari camminiamo riccio riccio alla porta, che non mi fido, stiamo andando giusto. Io controllo spesso perché non vorrei...
far cagate. Eh sì, ragazzi, ogni tanto Resident Evil è sempre così. Tocca tornare un po' indietro. Indietro, avanti, indietro, avanti. L'unica cosa che non saprei se ho fatto danno fregandomi questa... il mitra. Perché vabbè, la Magnum era lì, però il mitra mi aveva detto che forse era meglio lasciarlo a Claire. Vabbè, ci arrangeremo poi con Claire. Allora, da qui dobbiamo andare a... destra, lungo... lungo il muro. Perfetto. Eh sì, dai, approfittiamo ora che abbiamo questa chiave ad aprire tutte le porte dedicate. Qua ci dobbiamo fare tutto il corridoio fino alla fine. Questa presumo, eh? Sì, e salvo anche perché di solito crash capitano spesso quando... almeno ci siamo tolti anche la chiave. Quando apriamo e chiudiamo le porte, o quando controlliamo qualche oggetto. Allora. Un quadro di un uomo su una carrozza. C'è qualcosa sulla ruota, perfetto. Accendere la regina, il re e il fante. E la carrozza comincerà a muoversi. Re, regina e fante. Ok. Questo cos'è? Sì, prendiamo il rullino. Ci stiamo riempiendo di oggetti, ma vabbè. Abbiamo adesso il inventario più grande, quindi va bene. C'è inciso il numero 13. Ok. Numero 12. Qui non c'è inciso niente. Ah, 11, 12 e 13, ok. Qui puoi accendere un fuoco. Lo faremo dopo perché prima è un vero casino. Voglio... come immaginerete ha crashato. Tra l'altro ho provato a modificare un'impostazione. Adesso si vedrà forse un po' più pixelato il personaggio. Però vediamo se così ci evitiamo i crash. Come detto, sto facendo un po' di prove, perché con gli emulatori è sempre un casino. Esatto, come sta scritto qua, vero casino. Allora possiamo accendere lì il fuoco. E qui non sembra non esserci nient'altro da prendere. Va bene, allora ti accendo il fuoco. È già acceso, ok. In realtà mi manca la combinazione, tra virgolette. Avevo qualche combinazione? Qualcosa sulla ruota c'è. Regina, re e fante. Vabbè, io ho provato ad accenderli. Non so se ci sia una combinazione, però... proviamo. Ok. Vediamo se funziona. Ok, non è questa la combinazione. Devo fare un po' di tentativi perché... vediamo prima il 13. Poi l'11. Poi il 12. No. Però il 12. 13. 11, perfetto. 12, 13, 11, allora. Mi ha dato quel pezzo che adesso ci andiamo a raccattare. Sì, cosa che potevamo usare da un'altra parte. Se vi ricordo, aspettate che salvo. E... possiamo in realtà andare a vedere questi rulli. Allora, aspetta, dove siamo? Qui? Eh no, da qua non usciamo. Dobbiamo fare tutto il giro perché noi dobbiamo andare dall'altro lato. Sì. Come detto, questo sarà un video di recupero oggetti vari, eccetera, eccetera, perché dobbiamo andare nella camera oscura.
Pompazza, vediamo se prenderlo o meno, perché abbiamo comunque un fottio di roba. Allora, qui dobbiamo andare a qui a destra. Va bene. Perché dobbiamo andare nell'altro lato della stazione. Salvo, perché salvo. Meglio una in più. Allora, vediamo perché possiamo... No, forse però non ci tocca neanche... Sai, a parte che qui... Aspettate, qui c'è una cassa che forse conviene... utilizzare per lasciare qualcosina, perché... Vabbè che... Facciamo che... Vabbè, le munizioni per il momento le lasciamo. Lascio anche l'ingranaggio che... Abbiamo l'alfiere, la torre e il re. Quindi... Mettiamo qui. Magari la magnum lasciamo. E mi prendo una di queste chiavi che... Potrebbe servirci per aprire qualche cassetto. Qui facciamo... No, facciamo il giro lungo. Passiamo da qui. Poi dobbiamo andare nella stanza dove... Sappiamo dove abbiamo incontrato Claire per... A ricordarsi qual è, farò un po' di giri, magari ci... Poi ci rivedremo lì intanto. Andiamo... Quella dove si potevano sviluppare i rullini era in teoria sotto la scalinata. Ora vediamo se mi ricordo bene. Vediamo un pochino. Aspetta. No, devo uscire qui. Prego. Allora, vediamo. Vediamo se era qui. Allora, vediamo, ci sono anche questi qui. Vediamo se qua c'è qualcosa. Scusi. È chiuso, serve una chiave speciale. Ce l'abbiamo. Speciale, magari. Non è che posso usare questa? No. Ci abbiamo provato. In questi cassettini. No. Allora, prima si possa creare del panico. Qui c'è qualcosa da raccattare. Posso sviluppare le foto. Va bene. Allora, prendiamoci i nostri rullini, quelli che abbiamo già trovato. Sono su. Qui niente, proprio. Vabbè. Pregos. Sviluppiamo. Rullino A. Okay. Esperimento su corpo umano, codice G, 159. Ok. È stato archiviato. Vediamo anche l'altro. Rullino B. Fotografia frontale del sarto Arukas, trasformato in uno zombie in 2 ore. Il soggetto ha più volte lamentato una grave infiammazione dell'epidermide e una forte nausea. Questo fino a quando non ha perduto conoscenza. Fotografia di Ben Bertolucci. Va bene. E anche questa è fatta. Ora dobbiamo andare. Allora, facciamo una cosa. Io faccio anche un salvataggio di questi... classici, che dite, ogni tanto... Dov'è? Si sa. Yes.
Ora abbiamo il... meccanismo per poter attivare là dove eravamo andati, l'ingranaggio necessario. Se riusciamo anche a recuperare il pompazza non sarebbe male, eh? La chiavetta me la tengo. Allora, vediamo, perché non è che mi ricordi benissimo dov'è la stanza del pompazza. Dove abbiamo incontrato Claire? Ma dove abbiamo incontrato Claire? Facciamo che salvo. Se andiamo su, proviamo ad andare su. Se ci sbagliamo, magari poi ci vediamo direttamente nella stanza, se la ritrovo. Vediamo se è qui sopra. Allora, questa è stanza chiusa. Proviamo qui. Vediamo. Potrebbe essere questa. Sì, ok, sì, è proprio beccato. Oh, vabbè. Eh sì, ero stato un pirla che non avevo controllato. Abbiate pazienza. Occupa anche un solo slot, quindi può andare bene. Perché come detto, con l'abitudine a texture un po' diverse non avevo fatto proprio caso all'armadietto, e poi calcolando il fatto anche che, come vi dicevo, non lo rigioco dai tempi dell'uscita, quindi passati millenni quando lo giocai per PlayStation 1. Questa è la versione GameCube, quindi. Va bene, va bene. Ok, ragazzi, a questo punto io direi che possiamo tornare indietro. Ci dobbiamo fare rifare un po' di strada. Non so se andare a appoggiare qualcosina, magari una chiave. Vabbè, qui sotto tanto le scale sono vicine, ci dobbiamo rifare in ogni caso questa strada. Poi rivedrò bene dov'è la stanza dell'ingranaggio, in modo tale da poter andare anche lì e vedere se riusciamo ad attivarlo. E ci manca ancora un pezzettino, perché non abbiamo... degli scacchi non li abbiamo tutti e quattro quelli necessari, ma ne abbiamo solo tre, quindi dobbiamo andare alla ricerca dell'ultimo pezzettino. Va bene, dai, io salvo qui direttamente. Noi ci vediamo allora con il prossimo episodio. Mi raccomando, come sempre, ragazzi, fatemi sapere la vostra e seguitemi anche sulla pagina Facebook. E noi ci vediamo allora con il prossimo appuntamento con Resident Evil 2. Spero vi stia piacendo. Va bene, dai, ci vediamo alla prossima. Un saluto a tutti da quel tale Ale.